Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici che mi d'Ascolto perché si è bloccata la cessione di Tommasini alla Lucchese per problemi che riguardano il team toscano. Quindi vedremo quello che succederà nel prossimo ore. però per il momento è stata bloccata la cessione in prestito di Cristian Tommasini alla Lucchese, era tutto fatto, insomma mancava solo il crisma dell'ufficialità, Tommasini ha trovato poco spazio, 13% e 12% e 3 gol con la maglia del Pescara. Vedremo quello che succederà nelle prossime. Ore al momento, ripetiamo ancora una volta, bloccata la cessione di Cristian Tommasini in prestito alla Lucchese. Per quanto riguarda invece le altre trattative, insomma, non ci sono grandi novità, Carmine. È una giornata interlocutoria almeno fino a questo momento. Eh, si parla di Meazzi ormai da giorni. Abbiamo anticipato la notizia la scorsa settimana sul nostro sito. Meazzi, che è una mezzala dell'Entella, classe eh, 2001, eh, 2001. Ha già l'accordo questo ragazzo con il Pescara fino al 30 giugno 2021. 26. bisogna però convincere l'Entella che non vuole privarsi di questo giocatore, una mezzala eh, di corsa e di qualità, in realtà è più un trequartista che può fare anche la mezzala insomma un elemento duttile tra l'altro va a scadenza non rinnoverà con l'Entella, quindi l'Entella lo può perdere dal primo febbraio può firmare con qualsiasi altra società meazzi e quindi vedremo perché la trattativa è in corso potrebbe sbloccarsi però a fine mercato, abbiamo detto già di Mora che è andato al Fiorenzola, di mano al Pineto, Ciocci, il secondo portiere che via eh, Cagliari eh, eh, si è trasferito anche lui, insomma eh, diciamo che il Pescara sta sondando il terreno per cercare di innervare soprattutto il centrocampo e l'attacco, in attacco c'è il problema a Cornero, allora che cosa è successo a Cornero? Si è infortunato lunedì scorso nel posticipo con Perugia, aveva recuperato da un recente infortunio lo scorso 17 dicembre nei minuti finali del match di Ancona della sfida di Ancona o stiramento del collaterale del ginocchio, si è bloccato di nuovo a Cornero nei minuti, nel secondo tempo del match col Perugia, in questi, momenti, in questi minuti proprio, proprio, adesso viene visitato dal dottor Tavoglieri, vedremo che cosa verrà fuori però ieri insomma c'era un cauto ottimismo circa le condizioni di questo ragazzo che ricordiamo il prestito dal Genoa perché eh, l'arto sì eh, è un po' gonfio ma il dolore si era attenuato. Allora che cosa è successo? Il Pescara in queste ore sta pensando anche al ritorno di Marco delle Monache. Allora, Marco delle Monache ha trovato poco spazio alla Sampdoria, ricordiamo è stato ceduto, un 2005 è cresciuto nel Pescara, originario di Cappelle sul Tavo, quest'anno poco spazio in Serie B, soltanto se presenze, eh, eh, potrebbe concretizzarsi questo ritorno in prestito ma solo a fine mercato se non dovesse arrivare un altro attaccante, sempre che a Cornero non stia bene, ecco, vedremo insomma, sono tutte situazioni in divenire, per così dire, intanto c'è cioè da dire che a Cornero salterà sicuramente la trasferta di Arezzo in programma domenica prossima alle 18.30. Bene Massimo, abbiamo visto per un attimo il nostro sito, ovviamente non era aggiornato perché siamo stati più aggiornati noi in diretta sulla sì. trattativa di Tommasini, ma la, ripetiamo la notizia, al momento è congelata, non saltata, non assolutamente. Assolutamente no, l'accordo c'è, ma è congelata per ragioni diciamo, burocratiche della Lucchese e non del Pescara. Esatto.